Domenica 22 maggio, ore 5:45, inizia l'ultima parte della transumanza delle pecore verso i nostri monti. Sì, ci siamo, pronti a attraversare l'Ecco, siamo in orario. È uno sempre dei momenti più tesi dell'anno, perché per noi comincia la bella stagione, dai. Come siete organizzati oggi? Siamo suddivisi in tre greggi, questo qua è il primo greggio e si ferma a Ballabio, gli altri proseguono per la Valsassina. Quanti sarete? Ma circa sui 3.000-3.500 capi. Il ponte Azzone Visconti, l'ideale porta di accesso alla città. E l'Ecco si risveglia così. Aspettiamo alla fine del Ponte Vecchio e poi le seguiamo per un pezzo verso Bressanella. Insomma, oggi avete svegliato l'Ecco. Sì, abbiamo svegliato l'Ecco, speriamo di portare un po' di buon umore tra la gente e via. Quali sono gli auspici di questo inizio stagione? Che piova, perché se non piove quest'anno la vedo male sugli alpeggi, la vedo molto male. C'è ancora parecchia strada da fare? Eh sì, ci conviene andare, se no qua restiamo indietro. Perché corrono, eh? Corrono. E oggi faccio la transumanza come il papà. Qual è il tuo compito? Il mio compito è di cercare di non far scappare le pecore come prima. E ci riesci? Sì. Ci siamo, la strada per la Valsassina è stata finalmente imboccata, si va!